Salve a tutti! Iniziamo oggi la realizzazione di un nuovo progetto che riguarderà la costruzione di una sorgente di segnale a tensione costante. Che cos'è una sorgente di segnale a tensione costante e soprattutto a che cosa serve? In pratica è un semplice dispositivo che ho qui indicato sul foglio con la lettera V, che a seconda della tensione che desidera avere l'utente, quindi immettendo un segnale di tensione desiderata in input, dà proprio in uscita quel valore di tensione desiderato. Quindi, banalmente, facendo un esempio, se noi desideriamo avere in uscita una 5 volt, noi andando a girare dei potenziometri selezioniamo l'uscita di 5 volt e questo dispositivo darà un'uscita di 5 volt. Quindi il suo funzionamento è davvero molto semplice da spiegare, però in pratica è qualcosa di molto difficile da raggiungere. Perché è vero che banalmente noi in generale usiamo tensioni di tipo costante come la 5 volt degli alimentatori o la 12 volt, però queste tensioni appunto non sono costanti, ma presentano un certo ripple, un certo rumore. Questo dispositivo invece dà perfettamente in uscita una tensione costante, quindi vuol dire assente da rumore o in valore presente, in valore davvero molto molto piccolo, quasi nullo. Questo tipo di dispositivo a che cosa serve? È un dispositivo davvero molto utile, soprattutto nella fase di debug. Infatti, se devo simulare se una rete di feedback funziona correttamente, oppure se devo simulare la lettura di un sensore, è molto utile avere questo tipo di dispositivo che è settabile in un certo range di tensioni, che riesca a dare appunto questa tensione in ingresso perfettamente pulita, priva di rumore, e che quindi riesco a capire se quella parte di circuito sta funzionando correttamente oppure no. Le specifiche che voglio dare a questo circuito per quanto riguarda il range di tensione dove effettivamente va a funzionare, ho deciso di dare un range continuo fra una tensione di uscita che varia fra meno 15 volt e più 15 volt. Quindi adesso inizierò la fase di progettazione e come sempre i principali step che verranno attuati saranno appunto la realizzazione dello schematico, la costruzione della PCB, il debug del circuito e poi l'inserimento nel suo case finale con la prova di fine linea, ovvero verificare che il dispositivo funzioni correttamente. Per questo video quindi è tutto. Alla prossima!